Ciao a tutti, benvenuti in questo video e bentornati nei nostri video dei diari di Natale. Mancano 19 giorni al Natale e in questo video, più che qualcosa di pratico, tutorial, vi volevo presentare tutti gli shop online dove mi capita più spesso di acquistare orchidee. Vi faccio vedere da dove arrivano la maggior parte delle orchidee della mia collezione. E molte le ho acquistate alle mostre, ma la stragrande maggioranza delle orchidee le ho prese tutte quante online, perché qui nella mia zona, nei vivai, non si trovano specie botaniche, si trovano degli ibridi piuttosto comuni, molto carini, in cui comunque spesso cado in tentazione, ma se cerco un'orchidea in particolare, una botanica, una specie, le acquisto assolutamente online. Adesso vi faccio vedere tutti gli shop e trovate i link, poi ve li lascio qui sotto in descrizione. Non sono assolutamente sponsorizzata da nessuno, nessuno mi paga per dire queste cose, quindi vi parlo davvero degli shop dove ho piacere di comprare. Eccoci qui, uno dei primi che vi faccio vedere. Schwerter. Sperter Orchidensucht. Andiamo sul suo shop, eccolo qui. Allora, qui c'è l'avviso, considerate che loro spediscono dalla Germania, quindi adesso con il freddo si fermano per non rischiare di inviare comunque delle piante con dei problemi di freddo, problemi fungini causati dal freddo. Si fermano e poi riprendono in primavera. Però tenetevi come promemoria questo shop perché avete qui a destra la sezione delle offerte dove potete trovare anche delle Phalaenopsis, guardate a 10 euro, qui c'è Florensis per Speciosa, qui c'è Li Sun Hai per Micolizzi, per Jennifer Palermo con tutti questi bei puntini a 12 euro e poi potete venire qui nella sezione nuovi prodotti, ogni tot vi date un'occhiata a tutte le nuove orchidee che arrivano, ecco qui c'è una Tetraspis Green a 19 euro, Inns Green Jewel, ci sono tantissimi nuovi arrivi, soprattutto poi nella bella stagione, quindi dalla primavera diciamo fino all'autunno è il momento migliore. Qui avete una divisione per specie, se poi cercate qualcosa in particolare, ad esempio se cerchiamo una Phalaenopsis bellina, lo possiamo cercare qui e ci dà sia la bellina nelle sue varianti, sia eventualmente gli ibridi che contengono la bellina. Il sito è in tedesco, lo potete mettere da qui sopra, qui dove c'è la bandierina, lo potete mettere in inglese. Rimane comunque in tedesco la descrizione della pianta che è qui. Considerate che non ci sono delle indicazioni particolarmente cruciali, diciamo, perché le temperature le riuscite comunque a capire perché sono in gradi Celsius, sono i nostri gradi. Qui vi dice in che tipo di substrato in che tipo di supporto si trova. Questa è in vaso, Topf Kultur, parzialmente ombreggiato o ombreggiato, ma diciamo che queste indicazioni qui poi non vi servono particolarmente. Qui vi ripete di nuovo la temperatura. La parte che vi può interessare di più e che magari vi potete aiutare a tradurre col Google Traduttore è questa parte qui che vi spiega che questa pianta è a grandezza naturale, quindi significa che ha forza fiore, cioè può già fiorire, ma non viene consegnata fiorita. È in un vaso da 8 e si trova in pallina di sfagno. Quindi, secondo me, ecco, questa ultima parte qui di queste tre righe è quella che un pochino vi serve di più da tradurre, ecco, per capire effettivamente di che tipo di pianta si tratti. Magari se trovate che c'è scritto una pianta a cui mancano 3 anni a forza fiore, magari vi consiglierei di lasciar stare perché un conto in serra crescere delle piante così piccole, un conto in casa potrebbe insomma non farcela, ecco, potrebbe essere un po' complicato gestire un seedling così giovane a cui mancano 2 o 3 anni forza fiore. Una cosa importante che vi volevo dire di questo sito
è che le spese di spedizione sono un pochino care, si aggirano intorno ai 22 euro e qualcosa in Italia, quindi arrivano con DHL, quindi insomma un buon corriere, però un pochino costose. Magari se avete degli amici con cui potete dividere le spese di spedizione può essere un fattore in più. E poi si può pagare con PayPal, che diciamo io mi fido sempre ad acquistare su siti dove c'è PayPal, perché per noi è una garanzia in più. E se ci sono dei siti che vogliono truffare o qualcosa, di certo non usano PayPal, perché rimborsa sempre il cliente scontento. Quindi Schwerter, insomma, ha messo PayPal ed è un'ottima opzione. Adesso vi faccio vedere un altro tedesco molto interessante, che è Orchideenluke. Accettiamo tutti i cookies, accettiamo tutto. Allora, eccoci qui al sito, andiamo sul negozio, così vediamo subito la parte delle orchidee in vendita. Loro hanno delle novità, vediamo qui per esempio ci fa vedere Celebensis per Marie, che ha veramente un fiore particolarissimo. Non mi fate venire voglia di fare shopping adesso per fare questo video, mannaggia, guarda, adesso già ho puntato, è bellissimo, guardate quanto è carina con questo petalo arrotondato, bellissima. Celebensis per Marie per Bellina Yin, che carina, pianta di dimensioni fiorite, quindi forza fiore in realtà, considerate che non è quasi mai certo che arrivino fiorite queste qui, se arrivano fiorite diciamo un po' è un caso. Indicazioni anche qui, da leggero a semi ombreggiato, piena luce solo in inverno, 20-25 gradi, di notte almeno 18, quindi vi dà un po' di indicazioni generali per la coltivazione. Anche qui si può pagare tranquillamente con PayPal. Ci sono anche qui delle pagine con delle offerte, per esempio qui c'è un ibrido di Holcoglossum a 14 euro anziché 17, e poi ci sono pezzi unici, quindi credo che siano esemplari forse rimasti unici dagli import, perché loro hanno sia produzione che import di orchidee. Poi fanno periodicamente degli import dal Brasile. E qui indicano che le piante appena importate potrebbero non essere del tutto radicate, perché spesso in Brasile le coltivano praticamente attaccate così alle altre piante, è meraviglioso, poi poverine, però le staccano e sono comunque coltivate, non vengono tolte dalla natura, però diciamo che poi si devono un po' ristabilire quando arrivano da noi, che non siamo proprio un paese tropicale, ecco. E mamma mia, una marea di cattleya meravigliose, tantissime, tantissime, tantissime. Brassavola, Bulbophyllum. Mamma mia, devo chiudere, sennò adesso faccio subito un PayPal. Ah, la Forbesi mi piace tanto. La cattleya Forbesi ce l'avevo e poverina, non sono riuscita a coltivarla bene e ha iniziato a seccare gli pseudobulbi e niente, alla fine un giorno è seccata del tutto, non sono riuscita a tenerla in salute, ecco. Molto molto bello, comunque anche Orchideenluke è abbastanza, sicuramente molto molto interessante come sito per fare shopping di orchidee. Se non avete voglia di stare lì col Google Traduttore, impazzirvi un pochino, non vi va di stare a capire come funzionano le cose dall'estero, vi faccio subito vedere il sito di Giulio Celandroni, che è qui in Italia, vicino Pisa. Ho preso tantissime orchidee da Giulio nel corso degli anni. Secondo me lui a livello di qualità e di bellezza ha delle Vanda spettacolari, Rhynchostylis, Vanda, ha delle piante veramente incredibili. E a livello di Phalaenopsis, secondo me è uno di quelli più aggiornati con gli import dall'Asia, quindi è uno di quelli che ha magari libri di un po' più particolari, cose peloriche, cose ecco un po'
difficili da trovare da altri venditori. Lui, ecco, secondo me è un po' più aggiornato su questa tipologia di Phalaenopsis ibridi composti, ma novelty o comunque novità che arrivano dall'Asia. Ecco, vedete, per esempio c'è la Jiao Blueberry per violacea indigo, quindi colorazioni abbastanza forti, ci sono proprio delle orchidee secondo me molto molto originali, ecco, che magari è difficile trovare in Italia altrove. E il sito di Giulio, tra l'altro, è molto ben fatto, è tutto diviso tra orchidee botaniche, orchidee ibride, poi ci sono alcune che possono arrivare fiorite o in stelo, ad esempio questa qui, l'Erides Bangkok Sunset, è una vandacea e lui le ha veramente bellissime. Adesso mette i pacchetti riscaldanti per le spedizioni invernali. Certo, non è il momento migliore per comprare orchidee da caldo, questo. Però se fanno un viaggio breve, ad esempio, ho acquistato da Giulio qualcosa in inverno, mi sembra forse a fine inverno dell'anno scorso, e mi sono arrivata esattamente in un giorno. Io sono vicino Roma, lui è vicino Pisa, siamo abbastanza vicini, però insomma un giorno è veramente velocissima, ecco, come spedizione. E questo qui era il sito di Giulio. Un altro venditore italiano che non bisogna assolutamente farsi sfuggire è questo qui, azienda agricola Nardotto e Capello. Ha veramente delle piante spettacolari, zattere bellissime, orchidee sempre in salute. Io veramente ho preso sempre bellissime piante da Claudio e le ho prese sia in mostra sia in spedizione, e anche la spedizione è fatta con attenzione, insomma sono molto ben imballate nella carta, sono protette e tutto. E anche qui potete trovare sia botaniche che ibride, vedete ad esempio ci sono anche degli ibridi primari di Erangis, ci sono Aerides. Potete anche scegliere qui lateralmente alcune caratteristiche dell'orchidea che volete scegliere, ad esempio se volete soltanto orchidee da Serra Calda, vi dà soltanto la scelta delle orchidee da Serra Calda. E secondo me, ecco, anche questo qui è un sito veramente molto molto bello dove fare acquisti, e tra l'altro è stato rinnovato ultimamente, insomma i primi anni, ecco, non era così, adesso è veramente piacevole da navigare e hanno fatto molto bene secondo me ad investire in un sito così con tante immagini. Poi sicuramente conoscerete il signor Pozzi dell'orchideria di Morosolo, che ha veramente delle piante meravigliose. Il sito lo trovo meno piacevole forse da navigare rispetto agli altri che abbiamo visto, e sicuramente se potessi andare a sceglierle in serra, per quanto riguarda l'orchideria di Morosolo, le sceglierei in serra. E in effetti devo dire che da quando coltivo orchidee ne ho comprate tante dal signor Pozzi, ma sempre in mostra. Perché magari forse il sito mi attira meno, ecco, per la scelta delle orchidee c'è meno. Credo che ci sia una lista, credo che ci sia da qualche parte una lista che adesso non trovo. Orchidee profumate, ci sono delle offerte. Però ecco, diciamo che rispetto agli altri che hanno proprio un vero e proprio shop online, qui è un pochino più difficile scegliere senza vederle, ecco. Poi, però le piante assolutamente valgono la pena. Poi vi volevo parlare, visto che siamo vicini al Natale, che questi sono soprattutto dei video, dei vlog natalizi, vi volevo parlare di Flogather, che come sapete mi ha inviato alcune orchidee in regalo, ma non mi pagano assolutamente per fare questo video, non è assolutamente sponsorizzato, però ve ne parlo perché mi fa davvero piacere, perché mi sono trovata molto bene con le loro piante. Forse hanno dei prezzi un pochino più cari rispetto magari ad altri venditori.
Però quello che vince di Flogather, secondo me, è la qualità proprio delle piante che invia, come le invia imballate e il fatto che ti garantisce che arrivano nel momento in cui la fioritura è più bella o comunque nel momento in cui i boccioli si stanno per aprire. Quindi se volete fare un regalo di Natale, volete fare bella figura, vi consiglio sicuramente di spendere qualcosina di più e prendere magari una delle orchidee di Raffiner che potete acquistare dal sito di Flogather, perché gli altri siti hanno delle piante di qualità eccelsa che possono sicuramente piacere ad un appassionato che conosce quella specie botanica e che ama quella specie botanica. Però se volete fare bella figura e regalare una pianta fiorita, con Flogather andate sul sicuro. E ci sono anche degli sconti se vi iscrivete alla newsletter e è anche accumulabile il mio 10% di sconto con loro, il mio codice è 10 diari d'orchidee. E vi faccio vedere, vediamo le collezioni di orchidee. Si entra da qui, c'è tutta la storia di Raffiner e vediamo un po', eccole qui sotto. Ad esempio c'è la Borragiara che loro mi hanno inviato, che è bellissima, l'Oncidium Twinkle, molto molto carino. A me avevano inviato il Lemon Surprise, in questo momento non lo vedo disponibile, però guardate, c'è il Twinkle Jasmine, che è bellissimo, ha veramente tanti tanti steli. E, certo, il prezzo, ecco, lo vedete, insomma, 50 euro anche con il 10%, è un pochino più caro rispetto agli altri shop, però siete sicuri che vi arriva un'orchidea fiorita, ben imballata, pronta per essere regalata. Ed è perfetto anche se dovete inviare un regalo lontano, quindi lo spedite direttamente, voi non lo vedete, lo fate inviare direttamente alla persona a cui dovete inviare il regalo e siete sicuri che fate sicuramente una bella figura. Vi volevo far vedere ancora lo scrigno di nebbia, che è un sito su cui vi consiglio di acquistare se siete in particolare appassionati di Cattleya. E loro importano dal Brasile, dai migliori vivai del Brasile. E anche in questo momento Viviana mi ha inviato tantissime foto su WhatsApp perché lei è proprio in Brasile a scegliere delle orchidee e sta scegliendo delle Cattleya. La particolarità di questo sito, adesso ecco, non vi spaventate, vedete subito questi prezzi qui abbastanza alti. Queste sono delle piante premiate, cioè sono delle piante che hanno il fiore con una certa struttura, con una certa colorazione, con una certa proporzione in grandezza rispetto alle foglie, per cui se le portate ad una mostra di orchidee, sicuramente, i giudici possono dare un premio, un valore a questo tipo di orchidea. Se non siete particolarmente interessati ad avere una Cattleya di un certo tipo, nel senso che non siete così appassionati proprio solo di quella Cattleya da volerla con quel fiore perfetto in quel modo, ma vi piace comunque coltivare le orchidee ad un livello amatoriale come può essere il mio, vi potete posizionare qui nello shop e mettere l'ordinamento del prezzo dal più basso al più alto, proprio così, detta in modo, diciamo, papale papale. Così avete i prezzi che partono praticamente dal più basso e vanno a salire, quindi quando arrivate fuori budget vi fermate, così il cuore non soffre nel vedere delle cose pazzesche. Molto carino anche qui questo sito che lateralmente ha la possibilità di selezionare determinate categorie, come ad esempio una specie in particolare, un colore in particolare e una necessità di luce e di temperatura in particolare, e quindi potete riuscire a selezionare il tipo di pianta perfetto per voi. Ad esempio, io potrei volere dei fiori verdi, colorazioni sul verde e so che c'è disponibile questa celogine. Oppure vorrei avere delle piante da serra intermedio calda per tenerle in veranda e che stiano bene con un'alta intensità luminosa. E così posso scegliere tra queste bellissime Cattleya che ho qui a disposizione nel sito di Viviana.
Anche per Viviana vi posso lasciare un codice sconto che è MIC004, lo trovate sempre qui sotto nel link in descrizione. Questi sono gli shop dove mi trovo a fare più spesso acquisti per me. E devo dire che poi sono anche le prime scelte dove vado sempre ad acquistare anche durante le mostre. In realtà ce n'è ancora uno che mi piace tantissimo, ma credo che il sito non sia pronto. Orchids Lago, le orchidee del Lago Maggiore. Allora, no, qui sto andando sulla sua pagina Facebook, quindi no. Mi sa che lui non ha un sito per fare acquisti online. Vediamo se ce l'ha su Facebook. Mi pare di no. Mi sa proprio di no. Mi piace moltissimo la Serra di Luigi Gallini. Sono stata a trovarlo a Belgirate a giugno. Tra l'altro mi sono resa conto in questi ultimi giorni in cui stavo programmando questi video dei diari di Natale, mi sono creata un po' una sorta di scaletta in modo da essere un pochino più veloce a dover girare un video ogni giorno e caricarlo ogni giorno. Allora ho detto mi preparo prima gli argomenti, così almeno ogni mattina sono già pronta e so di che cosa parlare. E quindi mi stavo guardando che io ho tantissime immagini, tantissimi bei video del viaggio, della gita che ho fatto proprio da Callini a Belgirate, ma non ho messo un video di YouTube che ne parli, avevo fatto solo un articolo sul blog. Quindi sicuramente uno dei prossimi video sarà proprio sulla Serra di Luigi, che tra l'altro è comodissima da raggiungere da Milano, ma poi nel video a lui dedicato vi racconto tutto. Non c'è purtroppo uno shop, mi ricordavo in realtà che lui aveva una sorta di shop con una specie di lista di orchidee disponibili in PDF, ma vi consiglio eventualmente di contattarlo se volete acquistare qualcosa a distanza da lui perché al momento non vedo un sito. E se siete comunque in zona vi consiglio di andare a visitare la serra chiamandolo prima per prendere appuntamento perché è molto carina e lui è una persona davvero molto piacevole e molto disponibile anche a raccontare, a spiegare sulla coltivazione delle orchidee, ecco. E ecco, questi sono i miei venditori preferiti. Il 90% delle mie orchidee arriva proprio da questi venditori di cui vi ho appena parlato. Qualcuna l'ha presi su eBay perché qualche anno fa era un po' più difficile acquistare online, ad esempio anche Nardotto non aveva un sito così bello, non conoscevo Schwerter e insomma quando cercavo qualcosa in particolare magari l'unica opzione in quel momento era Giulio, se Giulio non ce l'aveva allora andavo a cercare su eBay. E devo dire che su eBay all'inizio ero anche abbastanza attratta dai prezzi, che sono abbastanza bassi rispetto a quelli dei venditori, ma non sapete poi che pianta vi arriva, non sapete se ha radici, se non ne ha, se è malata o meno. Una volta che l'avete presa su eBay è un po'. Già acquistare online è a scatola chiusa, ma con le piante ancora di più. E soprattutto non sapete se poi quando fioriscono non vi danno la sorpresa che vi hanno rifilato qualcosa con un cartellino diverso e probabilmente in quel caso l'hanno fatto apposta. A me capitò con una celogine, pensavo di aver preso una Lime Bay se non sbaglio, e invece era una celogine che già avevo, di cui adesso non mi ricordo il nome, fuligginosa. Poi avevo preso una brassavola che doveva essere cucullata e invece si rivelò una Perrini. Insomma, diciamo che acquistare su eBay è un pochino un terno al lotto. Io vi consiglierei in questo caso di acquistare sicuramente online da questi venditori qui. E vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo shopping virtuale. Adesso vado a tagliare la mia carta di credito per essere sicura di non fare acquisti e di non prendere quella bellissima Phalaenopsis celebensis per Marie che abbiamo visto sul sito di Orchid & Look. E
Vi mando un abbraccio forte, fatemi sapere come vi state organizzando per il Natale. Io con i regalini ho quasi finito, me ne manca ancora qualcuno e ci vediamo domani con un altro video. Ciao, ciao, ciao!